Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ragazzi sono qui per raccontarvi di un fuori di melone seriale chiamato Gianfranco Stevanin. L'uomo è stato soprannominato il mostro di terrazzo. Ci troviamo in Veneto e le vittime di questo uomo sono in tutto 6. Di cui 4 mai identificate. La particolarità di Gianfranco Stevanin, secondo me, sta nel modo in cui colpiva le vittime, ossia capitava soprattutto che le strangolasse durante dei rapporti birichini. Infatti si dice che se Donato Bilancia è il fuori di melone più prolifico della nostra penisola, Gianfranco Stevanin è sicuramente il più vizioso per quanto riguarda la sfera birichina. All'uomo infatti piace avere relazioni estreme. Peccato che le sue compagne occasionali non sempre riescano ad uscirne vive dal rapporto. Ma prima di entrare nella mente corrotta di questo uomo, facciamo un passo indietro, come al solito. Gianfranco nasce il 12 ottobre del 1960 a Montagnana, un paese in provincia di Padova. Gianfranco nasce da Giuseppe Stevanin e da Noemi Miola, ossia due proprietari terrieri che vivono di rendita proprio grazie ai loro terreni. La famiglia Stevanin non compra neanche da mangiare, ci pensa il capofamiglia, Giuseppe, ad occuparsi del bestiame. Ma Gianfranco si rifiuta categoricamente di aiutare il padre, prova un profondo ribrezzo anche solo all'idea di uccidere o sventrare animali. Come sapete, se mi seguite da un po', ma anche se siete affascinati e affascinate da questo argomento, tutti fuori di melone seriali, o almeno quasi tutti, in tenera età, iniziano a provare una forte passione per la dissezione degli animali. Ma non va assolutamente in questo modo per quanto riguarda Gianfranco Stevanin. Gianfranco all'età di 5 anni è costretto ad andare in un collegio di preti per all'incirca un annetto, in quanto sua madre ha in corso una gravidanza difficile che purtroppo si concluderà male. Infatti Noemi perde il bambino. In questo caso i genitori di Gianfranco non riescono anche a occuparsi di lui perché effettivamente sono in un periodo davvero delicato. Una volta tornato a casa, Gianfranco a 6 anni inizia a dare una mano a suo padre nei campi, fino a quando non rimane vittima di un incidente. Scivola nel fango e cade a terra e nella caduta sbatte la testa su un attrezzo agricolo. Purtroppo questo incidente non gli costerà solo 4 punti di sutura. Infatti i suoi genitori iniziano a diventare iperprotettivi nei suoi riguardi, ma non riescono a stargli vicino come vorrebbero. Quindi cosa decidono di fare? Decidono di rinchiuderlo in un collegio di suore perché lì sì che sarebbe stato al sicuro. Nel collegio Gianfranco passa gli anni delle elementari, delle medie e i primi 2 anni delle scuole superiori. Chiaramente in tutti questi anni a Gianfranco vengono a mancare totalmente le figure genitoriali. Ecco perché ben presto arriva ad una conclusione. Ai suoi genitori di lui importa ben poco. Di conseguenza deve imparare a cavarsela da solo e a fare affidamento solo su se stesso. Arrivato a 13 anni, Gianfranco ha la sua prima esperienza birichina. Il punto è che a mio parere è totalmente assurda. Infatti Gianfranco viene, tra virgolette, usato da una donna di 24 anni, sposata e insoddisfatta. Ovviamente Gianfranco non ha subito violenza perché non si è opposto. E anche successivamente non ha mai detto di aver subito violenza da questa donna. Però immaginatevi un ragazzino di 13 anni che viene convinto a fare cose da una donna di 24 anni. Ragazzi, dal canto mio credo che quella non sia proprio una buona prima esperienza. Arriviamo al 1975, quando Gianfranco finalmente fa ritorno a casa. Ha 15 anni, ma quasi non fa in tempo a ricongiungersi con la sua famiglia che gli capita un'altra ennesima sciagura. Infatti non passa neanche un anno dal suo ritorno a casa. È il 21 novembre del 1976 e purtroppo la sua vita ha un'ulteriore svolta negativa. Gianfranco è un grande appassionato di motociclette e motocross. Il ragazzo durante un giro in moto purtroppo cade e si procura un trauma cranico. Il trauma cranico è parecchio grave, infatti il ragazzo finisce in coma per un paio di settimane e dopo un mese dall'incidente deve subire un intervento chirurgico parecchio delicato. Però le lesioni di Gianfranco sono tante, sono gravi. Infatti ha una lesione bilaterale dei lobi frontali e delle vie nervose collegate al sistema limbico. L'atrofia purtroppo provoca delle crisi epilettiche e 5 anni dopo Gianfranco inizia a soffrire di una meningite batterica da infezione. Da questo momento la vita di Gianfranco muta radicalmente. Ha riportato un danno neurologico importante e le conseguenze presto si fanno vedere. Lui stesso infatti ha ammesso queste parole: dopo il trauma sono cambiato, ho dovuto cambiare, sono tornato dall'ospedale e mi sono ritrovato senza amici, senza una compagnia, non potevo neanche più fare il motocross che è il mio sport preferito, ero diventato più tranquillo, misuravo le parole e i fatti,
Mia madre era diventata ancora più protettiva di prima, ero sempre sotto una campana di vetro. A scuola non riuscivo a rimanere concentrato a lungo e avevo forti emicranie. Ed è in questo modo che Gianfranco lascia gli studi. Dal punto di vista amoroso, l'uomo purtroppo non è messo meglio. Infatti Gianfranco ama fare foto delle sue amiche senza veli, ma non riesce a trovare una donna stabile che stia al suo fianco. Non riesce a trovare una compagna. Tra il 1978 e il 1983, Gianfranco macchia in diverse occasioni la sua fedina penale. Il primo passo è simulazione di reato, in quanto il ragazzo finge un rapimento e chiama i suoi genitori per chiedere un riscatto. Poi viene accusato di violenza privata, perché, fingendo di avere una pistola in tasca, obbliga una ragazza a portarla ad una festa in cui decide di fare una rapina. E infine ruba anche alla povera ragazza che ha terrorizzato i suoi gioielli, per poi lasciarla andare e fuggire. Prima però di giungere al 1983, accade un fatto alquanto importante. Nel 1980 Gianfranco ha 20 anni ed incontra Maria Amelia, una sua coetanea. I due iniziano a frequentarsi e si mettono assieme. I due rimangono insieme per ben 5 anni e ovviamente per Gianfranco quello è stato il rapporto più importante di tutta la sua vita, dal punto di vista amoroso quantomeno. Gianfranco ovviamente fa progetti con la ragazza, le dice che vuole progettare un futuro con lei. Non si sente ancora pronto per il matrimonio, però è sicuro che prima o poi avrebbe sposato proprio lei, perché lei era proprio quella giusta. Arriviamo al 1983, quando Gianfranco è responsabile di un incidente stradale, nel quale purtroppo una ragazza perde la vita. Gianfranco Stevanin viene condannato per omicidio colposo. Passano altri 2 anni, arriva il 1985, e purtroppo la ragazza tanto amata da Gianfranco, Maria, si ammala e in pratica i genitori di Gianfranco, iperprotettivi, lo obbligano ad allontanarsi da lei. Gianfranco si rende conto che i suoi sono seriamente preoccupati e i rapporti a causa di questo fatto si stanno vistosamente deteriorando, quindi alla fine Gianfranco dà retta ai suoi genitori e lascia Maria. Col senno di poi Gianfranco incolpa la sua famiglia, in quanto dice: la storia con Maria finì per colpa dei miei genitori. Hanno davvero fatto di tutto perché la lasciassi. Intervenivano su ogni cosa, sempre. Non riuscivano proprio a trattarmi come un adulto. Dopo Maria ho avuto altri rapporti sentimentali, ma si sono sempre interrotti perché io cercavo letteralmente la sua sosia e ovviamente non la trovavo. La famiglia di Gianfranco è fortemente cattolica, quindi i rapporti amorosi erano visti in un modo un tantinello rigido. A Gianfranco non è che importi molto, le sue cose le fa fuori di casa, ma ha il vizio di conservare qualche rivistina un po' birichina che puntualmente sua madre, quando gli riordina la stanza, trova. Gianfranco ricorda che la situazione si svolgeva in questo modo. Ricordo che scoppiava il finimondo, c'erano urla, però poi il tutto si calmava. Insomma, per Gianfranco le relazioni amorose non sono un peccato, bensì sono una parte naturale della vita. E la cosa è giusta a mio parere, ovviamente, ma fin qui. E vi dico questo perché man mano che il tempo passa, Gianfranco cambia anche la sua concezione rispetto alle donne, che è come se nella sua testa diventino da buone a cattive. Le donne per Gianfranco vengono considerate una semplice compagnia con cui passare il tempo libero. Niente di più. A questo punto Gianfranco inizia a capire cosa voglia dire avere realmente rapporti occasionali. Inizia a frequentare le prostitute in giro per il Veneto e comincia ad interessarsi ai rapporti di tipo estremo. Alla 50 sfumature di grigio, per intenderci. Arriva il 1989, quando Gianfranco rapisce e fa violenza su una prostituta di Verona di nome Maria Luisa Mezzari. E questo crimine rimane assolutamente ignoto per anni e anni. A questo punto il ragazzo riesce ad acquistare un casolare in campagna e in pratica lo trasforma nella stanza rossa di 50 sfumature di grigio. Insomma, quel casolare diventa un club privé birichino. Ci sono videocassette di quel genere, riviste, accessori che non posso nominare altrimenti YouTube si emoziona, ma insomma, potete immaginare. E poi ecco che vi sono anche delle tutine di cuoio con delle cinghie e cose del genere. Ma la domanda è un'altra. Esattamente, Gianfranco, come agisce? Beh, solitamente addocchia prostitute sulle grandi strade di transito e in pratica le incanta e le manipola raccontando delle sonore palle. Una volta è un produttore della televisione, un'altra volta è un agente che cerca top model, poi diventa un fotografo, ad un certo punto si inventa addirittura di essere un campione di moto e un pilota d'aereo. Se vi ricordate, in questo video vi ho detto che Gianfranco era solito fare foto delle sue amiche. Ebbene, l'ossessione per le foto anche in questo caso non gli è passata. Infatti ne scatta lì circa 7.000 che lo ritraggono con le sue compagne occasionali. Pensate che gli piace rasare le ragazze con cui fa cose perché ha un desiderio, ha un sogno, ossia
riuscire a realizzare un cuscino fatto interamente di peli. Gianfranco è solito legare le sue partner, spesso usa sostanze particolari e condisce il tutto con vari atti estremi alla 50 sfumature di grigio. C'è però un problema: non tutte le ragazze riescono a sopravvivere alla notte di passione con Gianfranco. Due ragazze vengono a mancare perché Gianfranco, mentre fa cose, ha il brutto vizio di mettere le mani al collo alle sue partner. E purtroppo non riesce a controllare la sua forza quando mette le mani al collo alle sue partner. Infatti, due di queste vengono a mancare per questo motivo. E altre due vittime vengono soffocate con altri elementi, ma comunque la causa della dipartita si dimostra praticamente identica per tutte le vittime. Il punto è che quando Gianfranco si ritrova davanti a questi intoppi, non è che si preoccupa, si ferma, no, no. Tutt'altro. Ebbene, il suo casolare, Club Privé, ben presto si trasforma in un posto alquanto tetro e raccapricciante. L'uomo, infatti, le vittime le seziona, le fa pezzi, rasa loro i capelli, e ovviamente i resti li fa sparire nella campagna attorno al suo casolare. In ogni caso, è davvero davvero difficile costruire i fatti in modo cronologico, in quanto tutte le vittime di Gianfranco sono state trovate dopo un periodo di scomparsa più o meno lungo. Quindi in questo caso non andrò in ordine cronologico, ma vi parlerò delle indagini della polizia, perché credo sia molto più facile star dietro a questa storia in questo modo. Facciamo quindi un grosso passo in avanti, perché arriviamo alla sera del 15 novembre del 1994. Siamo a Vicenza e Gianfranco sta parecchio male. Suo padre non sta bene da anni, ormai è quasi giunta la sua ora. Ecco perché Gianfranco quella sera è uscito con l'idea di distrarsi. A detta sua cercava contatto, amicizia e calore umano. Girando per strada in macchina, Gianfranco nota una ragazza. Si accosta all'autostrada, la fa avvicinare e le chiede quanto voglia. La ragazza si chiama Gabrielle Musger e viene convinta da Gianfranco a salire sulla sua macchina. Lui le racconta che è un fotografo professionista ed è in cerca di immagini artistiche un po' birichine. A questo punto Gabrielle accetta, chiede 1 milione di lire e pone una condizione: non vuole essere riconoscibile. Quella sera di novembre, Gabrielle non viene portata nel casolare di Gianfranco, ma nella villa padronale a Terrazzo. Quella è la villetta di famiglia. Quando Gianfranco e Gabrielle entrano in casa, Gabrielle si rende conto che Gianfranco aveva già allestito in salotto un set fotografico. In ogni caso, la ragazza si presta a questo lavoro e, una volta terminato questo lavoro, chiede di essere pagata, ma ottiene un rifiuto e la vaga promessa di essere pagata dalla persona che avrebbe acquistato le foto. A questo punto, Gabrielle si rende conto di non essere al sicuro, né con una persona che ha buone intenzioni, e quindi lascia perdere i soldi e chiede a gran voce di essere riaccompagnata indietro. A quel punto, Gianfranco Stevanin scatta. Diventa aggressivo. Si allontana furibondo, poi ritorna sui suoi passi, le punta una pistola addosso e le dice: a me non interessa quello che vuoi fare, ora si fa come dico io. Le obbliga a svestirsi, le fa mettere una tutina azzurra e poi la fa sedere sulle sue ginocchia. Gabriella a questo punto capisce che l'unico modo per uscire da quella situazione quantomeno indenne è quello di dimostrarsi sottomessa a Gianfranco. Lei la accontenta, hanno un rapporto, ma la ragazza continua ad essere comunque terrorizzata, vuole tornare a casa. È da sola in una villa sperduta tra le campagne. Nessuno riesce a sentire le sue urla, nessuno riesce ad aiutarla. Però Gabriele incredibilmente riesce a prendere tempo, perché dice a Gianfranco di avere dei risparmi nascosti a casa sua, a Vicenza. Di conseguenza gli offre 25 milioni di lire in cambio della sua libertà. Il ragazzo ci pensa su, ci riflette, crede sia una buona idea. Si distrae un attimo e quindi Gabriele fugge in bagno, cerca di scappare dalla finestra, ma si rende conto che è bloccata. A questo punto Gianfranco la raggiunge in bagno, la trascina in camera da letto e fa violenza su di lei. Quando il tutto è terminato, la ragazza si riveste e con calma richiede a Gianfranco di riportarla a casa. Gli fa la stessa identica proposta, la sua libertà in cambio di 25 milioni di lire. Gianfranco a questo punto accetta. Salgono in macchina e lei lo asseconda per quasi tutto il tragitto. Dico quasi perché una volta arrivati al casello per raggiungere Vicenza, Gabriella approfitta di un momento di distrazione di Gianfranco per scappare dalla macchina e correre da una volante della postale che era appostata lì vicino. Gli agenti perquisiscono la macchina, trovano la pistola e lo arrestano. Gabriella racconta alla polizia tutto ciò che le è successo. Ed è così che inizia a uscire fuori la vera natura di Gianfranco Stevanin, che viene smascherato in un certo senso grazie alla tenacia e al coraggio di Gabriella. Ed è in questo modo che si apre il vaso di Pandora e mette piano piano in luce gli eventi che poi verranno definiti gli orrori di Terrazzo o ancora gli orrori del mostro. A questo punto Gianfranco Stevanin viene finalmente processato e condannato. Deve scontare 3 anni e 4 mesi per violenza, sequestro di persona e tentata estorsione. Poi però arriva il 3 luglio del 1995. Gianfranco sta per lasciare il carcere, ma quel 3 luglio, che è un lunedì mattina,
succede una cosa. Infatti un bracciante sta pulendo un fossato di una delle proprietà di Gianfranco Stevanin e questo bracciante trova un sacco di iuta. Dentro c'è un altro sacco che contiene il tronco di un corpo, il corpo di una donna. Gianfranco Stevanin a questo punto viene trattenuto in carcere ed iniziano le perquisizioni nelle sue case. La sua casa situata a Terrazzo e il vecchio casolare di campagna. E proprio in quel casolare di campagna gli investigatori sequestrano centinaia di riviste, fotografie e birichine, sacchetti pieni di peli e vengono anche trovati dei documenti, due per la precisione. Uno dei due documenti è di Biljana Pavlovic, una cameriera di 25 anni originaria dell'ex Jugoslavia, dalla quale non si hanno notizie dall'agosto del 1994. Poi c'è il documento di Claudia Pueyo, una ragazza dedita al consumo di sostanze particolari, scomparsa il 15 gennaio del 1994. Vengono trovate lettere indirizzate a fidanzati o a compagne di giochini particolari, schede di ragazze con sopra indicate misure e prestazioni, e poi ci sono le riviste birichine ovunque mescolate con santini di Padre Pio. Per un fuore di melone seriale conservare cose della vittima equivale a conservare un trofeo. Anche il rapporto di Gianfranco che c'è tra le sue gesta e la sua religiosità non dovrebbe stupire troppo, in quanto dice molto sulla sua strana moralità. Finite le perquisizioni delle proprietà di Gianfranco Stevanin, entra in azione Maria Grazia Amboni, il pubblico ministero di Padova che lavora a fianco dei carabinieri, in quanto sono i primi arrivati sul luogo dei ritrovamenti. Gianfranco ora è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di Verona Montorio. Nel frattempo, a Terrazzo, arrivano le ruspe e iniziano a scavare. Arriviamo al 12 novembre del 1995, quando emerge un ennesimo scenario parecchio macabro. Nei terreni del podere della famiglia Stevanin, i carabinieri scavano e a 80 cm di profondità i carabinieri trovano il corpo di una donna. È coperta da un telo e il DNA stabilisce che quella è Biljana Pavlovic. I suoi documenti purtroppo sono stati trovati nel casolare di Stevanin. La ragazza peraltro presenta anche diversi colpi nelle... Arriva il 1 dicembre del 1995 e viene alla luce un altro corpo. Lo trova una volta nel nylon e quello è il corpo di Claudia Pueyo. Infatti anche i suoi documenti sono stati ritrovati nel casolare di Gianfranco Stevanin. Tra il dicembre del 1995 e il dicembre del 1996 inizia una vera e propria battaglia tra Gianfranco Stevanin e Maria Grazia Amboni. Vi sono incontri, colloqui, interrogatori e più vanno avanti più emergono particolari inquietanti. Nel casolare di Gianfranco sono state ritrovate più di 7.000 foto ed emerge che anche altre due ragazze siano venute a mancare attraverso dei rapporti estremi. Solo una delle due viene identificata ed è una prostituta austriaca di nome Roswitha Adlassing. È stata fotografata parecchie volte ed è sparita nel maggio del 1993. I crimini contestati a Gianfranco ora sono 5, 2 presunti e 3 accertati. Di fatto la sua ossessione per le cose estreme alla 50 sfumature di grigio è documentata dalle foto, dalle riviste e dagli oggetti che sono stati rinvenuti nel casolare di Gianfranco Stevanin. È chiaro che l'uomo voglia esercitare sulle sue vittime un potere assoluto, che poi però alla fine si va a mescolare col terrore. Questo è un aspetto che lo rende sia forte che vulnerabile, perché se Gianfranco si limitasse ad avere dei gusti particolari, estremi, eccetera, gli basterebbe trovare una partner consenziente. Ma se sente il bisogno alla fine di mescolare sempre anche il terrore, è inevitabile essere vulnerabile, quantomeno per le forze dell'ordine. La sua vulnerabilità si basa anche sul fatto che conserva tutto. Sembra voglia avere un legame indissolubile con le donne che hanno avuto a che fare con lui. Inoltre, Gianfranco Stevanin mica colpiva a caso. Aveva scelto come vittime delle prostitute perché anche loro erano molto molto vulnerabili. Oltretutto, non dobbiamo scordare che siamo agli inizi degli anni 90 e l'uso dei cellulari non è ancora così tanto diffuso. Al contrario, spesso oggi le ragazze si coprono le spalle a vicenda, si sentono spesso tramite messaggi, quindi chiaramente sono meno vulnerabili rispetto agli anni 90, quantomeno sotto questo aspetto. Ma per Gianfranco Stevanin quelle erano semplicemente vittime facili, facili da isolare e facili da far sparire perché nessuno le avrebbe mai cercate. Però c'è un problema. Gianfranco Stevanin proprio non confessa. Di conseguenza viene affidato a due esperti per una perizia psichiatrica. A questo punto Gianfranco Stevanin si sbilancia e inizia a dire che ricorda le cose sì, ma a tratti, come se fosse colpito da dei flash. Ricorda di aver fatto del male a 4 donne, ricorda lunghi capelli biondi, ricorda del sangue. Sì, ricorda. Ma quando non vuole parlare si nasconde dietro piccole improvvise amnesie. La perizia alla fine si esprime. Gianfranco Stevanin è un soggetto lucido, sveglio, intelligente e assolutamente sano di mente. Quindi, processabile. Il 5 novembre del 1996 viene rinviata a giudizio e la Corte d'Assise il 6 ottobre del 1997 apre il processo. Questo è un processo
estenuante, lunghissimo eppure molto molto complicato. Vi sono ben 19 udienze, più di 100 giorni passati in aula e 90 testimoni. Stevanin durante il processo non reagisce, è tranquillo e non si scompone nemmeno davanti ai parenti delle vittime. Siede vicino ai suoi avvocati e si è rasato i capelli a zero per mostrare, quasi con orgoglio, la lunga cicatrice che gli attraversa la testa. Quella è la cicatrice che Gianfranco si è procurato nell'incidente del 1976. Infatti, la perizia psichiatrica della difesa punta tutta l'attenzione verso quella cicatrice e sottolinea più volte che quell'incidente abbia provocato a Gianfranco Stevanin dei problemi psicologici davvero molto importanti. I periti parlano di persona malata con la parte destra del cervello danneggiata e affermano che la materia grigia abbia subito dei danni che hanno colpito parte dell'istinto, dell'aggressività, della memoria e parte del modo di relazionarsi in campo amoroso con le partner. I periti della difesa parlano insistentemente di un buco nero nella memoria di Gianfranco. In seconda battuta puntano dito sul rapporto che Gianfranco Stevanin aveva con sua madre, una donna che è sempre stata fortemente oppressiva, iperprotettiva a livelli estremi, peggio di uno 007 per citare Gianfranco Stevanin. Questo rapporto tra i due, secondo i periti della difesa, era composto da un amore e odio talmente forte che ha finito col danneggiare i successivi rapporti di Gianfranco Stevanin con le donne. Ma quindi, Gianfranco Stevanin, ossia l'imputato, è malato? C'è da dire che da parte sua l'imputato non chiede perdono neanche mezza volta, né si dimostra minimamente pentito di ciò che è successo. Salendo sul banco dei testimoni sostiene di essere amareggiato e aggiunge: non mi so spiegare certi fatti, erano tutte persone con le quali c'era un certo sentimento. Farei di tutto per farle tornare in vita. Io mi considero discretamente bene, sono una brava persona, ho solo bisogno di cure. E poi i parenti delle vittime rimangono allibiti ad ascoltare quell'uomo che dice sul banco dei testimoni testuali parole: io non ho fatto fuori le mie donne, erano loro che morivano. E peraltro parla anche con estrema tranquillità delle sue donne. Sì, esatto, le donne che ci hanno rimesso la vita per colpa sua erano considerate da lui le sue donne. Gianfranco infatti inizia a sproloquiare sul banco dei testimoni e dice: mi piaceva quella ragazza, una straniera, credo fosse una prostituta. Una sera le proposi di venire da me, ricordo che durante le cose le tenevo un braccio stretto al collo ed ogni tanto stringevo. È stato solo quando abbiamo finito che mi sono reso conto che lei non c'era più. Parlando di un'altra delle sue vittime, dice: non so chi fosse né chi non mi avesse. Ricordo che comunque è venuta a mancare perché le ho messe le mani attorno al collo. Ho lasciato il corpo lì per qualche giorno, poi ho preso un taglierino e ho agito. Il 28 gennaio del 1998 arriva la sentenza. Gianfranco Stevanin è condannato all'ergastolo. Il ragazzo commenta semplicemente con un "non mi hanno capito". La storia però non finisce qui, perché arriviamo al 1999, quando la Corte d'Assise d'Appello di Venezia dichiara che Gianfranco Stevanin non è punibile per i reati che ha commesso in quanto non è in grado di intendere e di volere. Così la condanna all'ergastolo sfuma e si trasforma in 10 anni e 6 mesi di reclusione. Ovviamente i parenti delle vittime insorgono, così come l'opinione pubblica. Cresce inoltre anche la paura tra le persone che presto un fuorilegge seriale sarebbe stato libero di girovagarsela come se nulla fosse. Arriva il 2000 e Augusto Nepi richiede un'ennesima perizia psichiatrica e ricomincia la seconda parte del processo d'appello. Passano 6 lunghi mesi e la prima sessione della Corte di Cassazione di Roma annulla la sentenza della Corte di Venezia per illogiche motivazioni. Ora, la sentenza è di nuovo ergastolo. Arriva il 2002 quando la Suprema Corte chiude la vicenda confermando la pena. A questo punto dobbiamo fare parecchi passi avanti, arriviamo a maggio del 2019, quando Gianfranco viene intervistato per il Corriere della Sera. Sostiene di aver trovato una donna che lo ama e che vorrebbe sposarla. Aggiunge che è così tanto innamorato che quando riceve le sue lettere sente le farfalle nello stomaco. Lei lo capisce, il solo fatto che si interessi a lui lo fa camminare letteralmente a 1 metro da terra. Gianfranco aggiunge: molti in carcere si vergognerebbero ad ammettere un'emozione così, ma io no. Io la sento. Quando a Gianfranco viene fatta qualche domanda sull'identità della donna, Gianfranco decide di non svelarlo e dice: non voglio che nessuno possa riconoscerla e magari puntare il dito contro di lei. Però Gianfranco si lascia sfuggire che è una ragazza che studia psicologia e che ha conosciuto in carcere. All'inizio l'ha voluto conoscere e incontrare per motivi di studio, in quanto questa ragazza aveva letto di lui su internet parecchie cose, aveva letto del mostro, gli orrori di Terrazzo. Però Gianfranco sostiene che questa ragazza abbia trovato anche delle informazioni che non quadravano affatto. Ecco perché gli ha scritto per conoscerlo di persona. Gianfranco Stevanin sostiene che i due si sono incontrati 5 o 6 volte, ma soprattutto si sono scritti
tantissime lettere, conoscendosi a fondo. Ecco perché si sono innamorati. Lui la considera la sua pseudo fidanzata e aggiunge che in effetti qualche speranza ce l'ha. In quanto un ergastolano solitamente ha un limite di pena ipotetico che si aggira intorno ai 30 anni. E Gianfranco è al fresco da quasi 25 anni. L'uomo dice: se conti i benefici possibili, direi che più o meno ci siamo. È l'unica speranza che ho, uscire e farmi una famiglia. È la mia unica possibilità di vita. Gianfranco dice anche un'ennesima cosa. Sostiene che se va indietro nel tempo con la memoria, rivede quello che ha fatto alle sue vittime solo nel momento in cui le ha conosciute. E per quanto riguarda il tempo che hanno passato assieme, ma in pratica non ha ricordi dei suoi crimini. Non si ricorda di aver fatto male a nessuno. Sostiene che nella sua testa ci sia un'interruzione, un blackout. Poi conclude dicendo che non ha più le stesse ossessioni di anni prima, ossia quelle birichine. Sottolinea proprio che lui a quelle ossessioni non potrebbe più tornare. Sostenendo: di questa cosa ne è la prova la persona che amo, in quanto a lei ho davvero raccontato tutto. Ogni dettaglio di quel che sono stato e di quel che sono. E se mi ama lo stesso, significa che io non posso davvero più essere quell'individuo lì. Per chiarire, gli ho scritto tutto già nelle prime lettere. Semplicemente c'è stato un periodo della mia vita in cui la fede è rimasta offuscata dalle cosine birichine. Ma ora è tornata la fede e se mi sarà data la possibilità, dimostrerò che sono cambiato. Alla fine rivela anche un'altra cosa, ossia Maria Amelia, la sua fidanzata storica con cui è stato insieme 5 anni, le ha lasciata non perché lei stesse male, ma perché lui, a seguito del suo incidente, non poteva avere figli. E all'epoca, per una donna, non fare dei figli era quasi una sciagura. E molto probabilmente per una donna religiosa come la madre di Gianfranco Stevanin, sarebbe stato assurdo privare a Maria la possibilità di farsi una famiglia. Ecco perché ha convinto il figlio a lasciarla. Infine, Gianfranco Stevanin in carcere si è diplomato in ragioneria. Segue dei corsi e legge libri di fisica, di giardinaggio e di elettromeccanica. Sostiene di farlo per amore della cultura e perché gli piace riaggiustare gli oggetti. Aggiunge Gianfranco: sa, è un po' come riaggiustare i pezzi di vita. Poi continua dicendo che sta frequentando un corso di informatica e fa il volontario in biblioteca. Legge moltissimo e scrive lettere lunghissime. Gianfranco conclude quell'intervista con queste parole: aspetto il giorno in cui qualcuno mi dirà: Stevanin, può uscire. Ora ragazzi, io vorrei chiedervi, voi cosa ne pensate di questa sua intenzione? Onestamente non sono né una psicologa né una psichiatra, ma è possibile che in questi anni di detenzione Gianfranco Stevanin abbia effettivamente avuto una riabilitazione e quindi potrebbe realmente tornare in libertà? Sicuramente c'è da considerare che la sua condizione era davvero particolare. Infatti ci sono state più perizie psichiatriche che hanno affermato l'una il contrario dell'altra. Questo caso peraltro è diventato anche molto famoso proprio per la questione della capacità di intendere e di volere. Per come ho letto nell'intervista che vi ho riportato in parte, quest'uomo sembra sano, presente, cosciente dei suoi errori, anche se non se li ricorda. Ma quando si parla di scarcerazione, onestamente mi assalgono un sacco di dubbi. Oltretutto, possibile che dai problemi che quell'incidente gli aveva procurato, ora Gianfranco riesca a studiare, diplomarsi, frequentare corsi e leggere tanto? Ha lasciato gli studi perché gli veniva mal di testa, soffriva di forti emicranie. La mia domanda è: i danni del cervello che ha subito quindi non erano così tanto irreversibili? Il cervello di Gianfranco Stevanin non era così tanto compromesso? D'altronde il suo incidente lo aveva anche colpito dal punto di vista della memoria e a quanto dice lo colpisce anche oggi, ma solo per quanto riguarda i ricordi che decide lui. Ecco, diciamo così, a tratti mi è apparso un po' paraculetto questo uomo. Ma aspetto assolutamente i vostri commenti per sapere la vostra opinione. Se vi va, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate di Gianfranco Stevanin, della sua storia, ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate della possibile scarcerazione. Detto questo ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, io vi mando un bacione, mi raccomando fate i bravi e ricordate di mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi e ciao ragazze.